prima volta che mi sono incontrata con la madre, che nel 1962, ecco, l'ho incontrata lì a Roma, per cui alla prima vista mi ha dato un senso di una donna decisa, di una donna piena di fede, mi ha inculcato fiducia, quindi mi ha quasi attratto, ecco, lei che subito poi mi ha parlato, ecco, dell'amore, si vedeva che aveva veramente un amore di Dio grande, per cui soprattutto per l'incarnazione. E lei questo che desiderava era questo, poter portare, perché era anche nel periodo della fine del concilio, portare Cristo, ecco, nelle anime, che in quel periodo veramente un po' si stava allontanando la gente un po' da Dio, voleva anzi togliere Dio dalle persone, quindi lei voleva portare questo amore grande di Dio, che Dio ce l'ha dimostrato attraverso l'incarnazione, e lei di questo era innamorata. E voleva, ecco, fare questo nella sua vita, ma non è che ne pensasse neanche per formare una congregazione religiosa, ma per essere un gruppo di persone che si interessavano, ecco, si impegnavano a portare Cristo nelle anime, anche perché lei era nell'azione cattolica, quindi è cresciuta nell'educazione, nella formazione religiosa dell'azione cattolica come anch'io. E così la madre aveva sempre questo desiderio, era sempre spinta in avanti, ecco, lei voleva sempre questo suo dinamismo, non si fermava, aveva una forza veramente grande, spinta dall'amore di Dio, perché veramente lei amava, lo dimostrava in tutte le sue attività, che ciò che faceva era spinta dall'amore di Dio. Il suo carattere stesso l'ha aiutata, perché era un carattere forte, direi un carattere quasi maschile, anche autorevole, ecco, nel suo modo di essere la madre era una persona autorevole, che chi, ecco, fosse la conosciuta, insomma, nei suoi modi attirava, era una personalità, insomma, la madre, quindi, però di una grande umiltà e di... Per cui, ecco, ha vissuto in questa povertà materiale e in questa povertà, questa umiltà spirituale che veramente lei ci teneva tanto, questa virtù, la virtù che amava tanto. Lei era molto materna, nello stesso tempo era severa con chi comprometteva la carità e la unità. Qualche volta prendevo qualche suo rimprovero per la mia mancanza di responsabilità o la leggerezza nel compiere i miei doveri. Se avesse usato qualche parola scortese, lei stessa mi chiedeva la scusa con parole o il suo modo di fare. Mi ha fatto riflettere tante volte la sua umiltà, perché spesso partiva da lei l'iniziativa di chiedere la scusa. Era una persona molto semplice e sapeva giocare anche nei momenti di difficoltà, di sofferenza, sapeva, perché una persona molto gioiale. A volte si impressionava, perché alcune volte capitava che lei veniva a conoscenza le situazioni particolari senza che fosse informata da alcuna. Sor Carla, secondo me, è stata una persona prediletta da Dio, perché ha avuto tanti guai nella vita, povera, figlia unica. Aveva sempre quello spirito di andare avanti, quello spirito di fare. Non si abbatteva mai, anche se le difficoltà erano tante, però era sempre la prima che si metteva sempre davanti. La sua malattia l'ha costretta a tornare un po' bambina, ma con il cuore grande, che sapeva guardare oltre il limitato orizzonte terreno e anche scorgere nelle vicende della vita l'impronta dell'amore divino. Uno sguardo profondo che diceva tutto il suo amore e la sua premura. Rifletteva lo sguardo di Dio.
Era una persona che amava tantissimo la natura, il mare, la montagna, un fiore, un sasso, un fossile, una conchiglia. Quindi ricordare a Madre Carla, la cosa che più mi viene immediatamente alla mente è proprio questa sua sensibilità estrema ai bisogni degli altri. Un giorno mi capitava questo perché mio padre fosse morto così all'improvviso. E la madre, nel dirmelo così, è cominciata a essere, non sapeva anche lei stessa, allora ha cominciato a piangere prima lei e poi io, perché se proprio viveva il mio dolore, lo viveva lei, perché era veramente, faceva sentire veramente quell'affetto di una mamma che... Sì, poi lei era sempre pronta in ogni cosa, non rimandava mai al giorno dopo quello che poteva fare sul momento. E ricordo sempre questa sua prontezza nel fare le cose, nell'essere attenta all'altro, no? E interessarsi subito dell'altro. E questa è una cosa che a me veramente mi ha edificato moltissimo. Sì, poi la madre aveva un po' una tendenza a teatro, no? Era un po' portata alla recitazione, alla poesia, e quindi sì. Cercava di trasmetterci questi doni che lei aveva, insomma. Non è... Ricordare l'incontro con Madre Carla per me è una grande emozione, perché mi fa tornare indietro di molti anni, perché io dico oggi sarei stata sicuramente diversa se non l'avessi incontrata, non avrei avuto questa formazione anche importante che poi mi ha aiutato anche nell'educazione dei miei figli, anche proprio nel rapporto con gli altri, anche nel mio lavoro di insegnante, che è così importante. Quante volte lei mi ha detto, sai, i bambini vanno accolti, ma lei li sa già accogliere. Ho detto, ma forse io dicevo, mi manca quella parte di cielo, dicevo io, che lei ogni volta mi sa dare. Dicevo, veramente, perché mi sembrava proprio che mi desse un pezzettino di paradiso da portare poi ai miei bambini. Io conosco la fondatrice, era tanta brava, ha fatto tante cose per gli ammalati. Una volta sono cascata, mi sono rotta il muso, mi ha fatto portare dalle suore a pronto soccorso e mi ha aspettato sulla porta fino a quando sono rientrata e mi ha regalato un bel fazzoletto. E Madre Carla proprio è stata inseparabile, una cosa incredibile, bravissima con tutte noi, non lo so, c'aveva l'istinto di essere buono, di fare la mamma, era veramente... Le dico, era veramente bravissima, non posso di più niente. Ecco, noi adesso abbiamo l'impegno di portare avanti questi suoi insegnamenti, questo amore per Dio e l'amore per le anime, e quindi il prolungamento dell'incarnazione, ecco, portarla attraverso le nostre opere, il nostro apostolato ad ogni persona che avviciniamo. E questo è un po' quello che la madre desidera che noi portiamo avanti, ecco, continuare ciò che lei ha iniziato.